E abbiamo in linea Mattea. Ciao Mattea, allora che mangiamo oggi? Dici. Oh, ciao Fabio, buongiorno, buongiorno. Dunque, oggi golosando perché si Sì. mangia un muffin, cioccolato e castagne. Guarda, le castagne poi mi fanno impazzire. Sì, anche a me Cioccolato e piacciono castagne tantissimo. è un abbinamento che mi piace molto. Dici tutto, cosa abbiamo bisogno e la preparazione. Allora, dovete procurarvi 200 g di castagne bollite e sbucciate, Sì. 100 g di burro, Sì. 60 g di anacardi, 30 g di cacao amaro, 50 g di zucchero e 50 g di gocce di cioccolato, due uova e una bustina di lievito per dolci. Dovete frullare le castagne e poi frullare gli anacardi, separare gli albumi dai tuorli, montare quindi gli albumi a neve molto ferma Sì. Sì. e quindi sciogliere il burro a bagnomaria. In una ciotola dovete sbattere i tuorli insieme allo zucchero e quando il composto sarà molto liscio e omogeneo dovete incorporare il burro. A questo punto unite gli anacardi, unite le castagne, il lievito, il cacao e le gocce di cioccolato Sì. e poi nella parte finale dovete incorporare gli albumi montati, mi raccomando state attenti a non smontare tutto perché sennò è una rovina, e mescolando dal basso verso l'alto. Riempite due terzi degli stampini per muffin imburrati e infarinati e Sì. poi le infornate per circa 20 minuti a 180 gradi e naturalmente poi dovete lasciar raffreddare. Dovete avere pazienza e lasciar Sì, raffreddare perché esatto. altrimenti poi. Dovete farvi ammaliare dal profumo Ecco. fantastico delle castagne e del cioccolato, ma aspettare. Allora, dunque, le castagne ovviamente sono un'ottima fonte di carboidrati complessi, di fibre e di sali minerali, tra cui anche il fosforo, il calcio, il ferro e il potassio. E poi, come sempre, anche gli anacardi sono un ottimo alimento perché sono ricchi di grassi buoni, di omega 3, di omega 6, di fibre, di proteine, di vitamine, di sali minerali e soprattutto di magnesio. E Ecco. come sempre, invece, il cioccolato è il nostro antidoto al cattivo Il umore. cioccolato è l'antidoto alle brutture del mondo, diciamo così. Esatto, Va bene, esattamente. Matteo. Allora, ti ringrazio molto per la ricetta di oggi. Noi ci risentiamo anche domani. Ciao. Ciao, grazie.